tratta del municipio di Montevideo, tutto qui ha avuto anche un'esperienza come consigliere del municipio 9, che è il municipio di Eur, Roma Sud, per capirci. Sì, buonasera a tutti, il mio intervento sarà intervento da amministratore locale. Quando parliamo di alberi, noi parliamo del cosiddetto verde verticale, perché ci sono due grandi, diciamo, branche, no? C'è da una parte il verde verticale e il verde orizzontale. Quello di cui parliamo oggi, e quello di cui ovviamente in estrema sintesi vi parlerò, è il verde verticale. La competenza del verde verticale è radicata presso il Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale. Ciò significa che se ne occupa il cosiddetto servizio giardini e i municipi dunque non hanno una competenza diretta su quella che è la gestione e la manutenzione dell'albero. Partendo da questo elemento, che tra l'altro ho condiviso anche con l'assessore all'ambiente del nostro municipio, non è della mia forza politica, ma persona che stima, che sta facendo un certo tipo di lavoro, ebbene, il tema reale è questo. Noi come municipi possiamo lavorare, però assumerci una responsabilità politica, che è quella di lavorare insieme a Roma Capitale per sollecitare determinati interventi. Un esempio su tutti è ad esempio la nostra adesione al progetto Ossigeno, di cui avrete sentito parlare. È un progetto molto importante, appunto un progetto della Regione Lazio, che prevede la piantumazione di alberi e arbusti a Roma e naturalmente anche negli altri comuni della Regione Lazio, in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. Il municipio dodicesimo, di cui sono il vicepresidente del Consiglio, ha vinto come primo premio, diciamo, proprio nella realizzazione di questo progetto. Quindi da qui a breve ci sarà la piantumazione di 121 alberi per portare un contributo dunque, e quindi portare ossigeno, come dice il progetto. Concludo con una sottolineatura, è stato detto prima da alcuni relatori, ma mi preme sottolinearlo ancora di più. Roma è la città più verde d'Europa ed è il comune agricolo più grande d'Europa. E proprio quindi questi sono elementi e dati certi. Perché sottolineo questo in conclusione del mio intervento? Perché noi dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, indipendentemente dalle competenze specifiche previste da leggi e regolamenti, per fare in modo che effettivamente gli alberi, come veniva detto benissimo prima dal professore, che sono un patrimonio straordinario, vengano valorizzati, e non solo attraverso la piantumazione di alberi, ma anche attraverso iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. Cioè creare o rafforzare una cultura dell'ambientalismo, non come magari è stato, dal mio punto di vista, portato avanti nel corso degli anni, in particolare da alcune realtà, da alcuni movimenti, ma un modo di concepire l'ambiente nuovo che va al di là delle barriere ideologiche e che ha come punto fermo l'albero, la cultura del rispetto dell'altro e l'albero come ricchezza per la comunità. Io credo che se si va tutti quanti in questa direzione, offriamo un servizio utile a noi stessi, come veniva detto bene prima, alla comunità, alla collettività, ognuno per la propria competenza, ognuno per le proprie capacità, ognuno per quello che può dare agli altri. Grazie.